Giobbe Covatta al Teatro della Villa Peripato per la terza edizione di Un dono per la vita, un evento di richiamo sociale con l'obiettivo di sostenere la donazione degli organi. Prima un dibattito sul tema, poi lo spettacolo di un artista conosciuto ed apprezzato come Giobbe Covatta, che ha portato in scena la Divina Commediola, una versione apocrifa dell'opera trovata in una discarica da Covatta, scritta da un tal Ciro Alighieri. Io ieri avevo un'altra classe, ovviamente ho interrogato, ho detto: ma tu che sai del terzo mondo? Uno mi ha risposto: beh, terzo, cazzarola, una bella posizione, sta sul podio. A uno gli ha chiesto: che sai del corno d'Africa? È capitato pure un'amica mia, mi ha detto. Se n'è accorto quando la moglie ha fatto un figlio negro, ha detto: chi sta in un corno d'Africa, ma sicura. L'intero ricavato è stato devoluto all'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori Organi, sezione di Taranto, il cui presidente, Giorgia Di Paola, ha organizzato per il terzo anno consecutivo un'iniziativa che vuole sensibilizzare alla donazione degli organi, ma anche unire la solidarietà al sano divertimento. È il terzo anno che riusciamo a realizzare un dono per Taranto, grazie agli amici della Palcoscenico SRL che ci donano il teatro, e grazie alla nostra Taranto che ogni anno conferma la propria disponibilità ad ascoltare, ad entrare nel mondo della donazione, che è un mondo complesso, è un mondo fatto di amore e quindi è un mondo meraviglioso. Quello che dico sempre quando termino di raccontare la mia storia è che se Michele il mio donatore, non avesse donato i suoi organi, Michele comunque non sarebbe qui con noi, ma ci sarebbe una differenza: qui con voi non ci sarei neanche io.